binari sono pericolosi intorno a Ceo. Dobbiamo fare attenzione. Perché Scilla e Caribdi attendono sul fondo del mare, immagino. No, pirati, parecchi. Solo pirati? Rematori, ai vostri posti! Quando sarai pronta, raggiungimi alla Pnicia ad Atene. Atene. Vediamo cosa ha in serbo per me questa città. Gli Spartani si avvicinano alle nostre mura, ma dobbiamo restare uniti per la gloria di Atene! Per la tua gloria! Amici, amici, vi prego! Solamente perché gli Spartani sono alle porte non significa che dobbiamo comportarci come loro! Un buon raccolto! Peccato che gli Spartani abbiano bruciato i nostri campi! Il Partenone è glorioso, Pericle! Ma a quale prezzo? Quante triremi avremmo potuto costruire al suo posto? Non dobbiamo dividerci! Siamo già divisi! E gli Spartani stanno vincendo! Agisci, Pericle! O lo farò io! Oh, bene! Sei qui. È peggio di quanto pensassi. Cleone ha fomentato il popolo. Dobbiamo andare. Dove? Da Pericle. Indietro! Non è una minaccia per Pericle. Te l'assicuro. Ah, Erodoto. Va bene, lasciali passare. È bello rivederti, Pericle. Anche per me. Vorrei solo che le circostanze fossero migliori. E lei chi è? Cassandra. Benvenuta, Cassandra. Qual è la tua prima impressione di Atene? Non hai niente da dire. Qualcuno sosterrebbe che il silenzio è più eloquente di mille parole. La folla vi coglierebbe la risposta che vuole, come farebbe un cane con l'osso. Pericle, siamo qui per... Dobbiamo parlargli in privato. Scegliere il momento giusto. Bene. Siamo qui per affari urgenti. Come tutti, del resto. Potrei aver detto a Cassandra che la inviterei al tuo simposio. Vuoi che escluda gli ateniesi e che inviti una straniera al loro posto? Hai sentito la folla. Non le serve un'altra ragione per odiarmi. Se lavorasse per te, forse potrebbe essere scambiata per una servitrice. Io non servo nessuno. Cassandra, siamo ad Atene. Se vuoi qualcosa, a volte devi interpretare un ruolo. E dimmi, cosa vorresti esattamente? Cerco una donna molto importante per me. Erodoto sostiene che ai simposi si possano ottenere informazioni preziose. Ha ragione. Puoi partecipare al simposio, ma non ti prometto che troverai le informazioni che cerchi. Dimmi solo cosa devo fare. Prima di tutto cerca il mio collega, Metioco. Dovevo incontrarlo oggi e non è da lui mancare a un appuntamento. D'accordo. Il mio amico Fidia deve essere scortato fuori da Atene il prima possibile. Qualcos'altro? Sì. Un voto di ostracismo potrebbe aver bisogno della tua influenza. Metioco, hai detto che è un tuo collega? Un alleato politico. È uno dei miei amici più leali. Fidia, il famoso scultore, cosa ha fatto esattamente? È accusato di diversi crimini e attende un processo. Lo troverai al suo laboratorio sotto stretta sorveglianza.
Ostracismo. Forse il termine esilio ti è più familiare. Qui ad Atene votiamo per decidere chi tra due persone debba andarsene. I due sono il filosofo Anassagora e un altro uomo accusato anch'egli di blasfemia. Un mio contatto all'Agora ti darà i dettagli. Ci penso io. Mi aspetto discrezione. È andata bene. Non hai esattamente un invito, ma una promessa è già qualcosa. Anche se temo che chiederà l'opinione di Aspasia. Io andrò al simposio. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Tirami fuori di qui! Presto! Uccidi i serpenti prima che sia troppo tardi! Perché tutti questi serpenti? Sia lodato il Dio che ti manda. Mi avrebbero mangiato vivo se non fosse stato per te. Non credo ti avrebbero mangiato. Ma mi avrebbero certamente ucciso, perciò grazie. I miei servigi non sono gratuiti. Naturalmente. Mi manda Pericle, era preoccupato per te. Ti capita spesso di essere legato e circondato da serpenti? Come puoi aver voglia di scherzare? Dei criminali sono entrati in casa mia, mi hanno trascinato qui, legato e circondato di queste creature orrende. Qualcuno deve fermarli. I serpenti? I criminali! Perché farti questo? I politici sono bersagli facili in questi tempi funesti. Quando mi hanno legato, mi hanno chiamato serpe. E hanno detto che sarei morto tra i miei simili. Hai riconosciuto quelli che ti hanno fatto questo? Pericle mi ha chiesto di andare nel distretto dei pescatori e di parlare con i poveri e i malati. Per dar loro speranza. Ho riconosciuto le loro voci. Ah, sì? Mi hanno bersagliato con cibo avariato e insultato. Nascondevano i loro volti, ma le voci e il puzzo di pesce erano inconfondibili. Dove li trovo? Non li ho visti in faccia, ma ho riconosciuto le voci di uno dei distretti in cui sono stato. Sono frequentatori abituali dei comizi di Cleone. Vivono nella parte inondata della città, vicino alle mura. Non temere, Metioco. Li troverò. La tensione è alta. Di questo passo ci faremo a pezzi l'un l'altro prima che gli Spartani facciano breccia nelle mura. La parte di Atene di cui dubito Pericle sia fiero di parlare. Serpenti. Come quelli che dovevano uccidere Metioco. Pios e me per i pesi. Morsi di serpente. E qualcuno ha nascosto il corpo. Ma ho la sensazione che questa morte sia stata un incidente. Pare che i delinquenti che hanno attaccato Metioco non avessero architettato loro quel piano. Deve essere la casa degli attentatori di Metioco. Ma la lettera dimostra che erano solo pedine del piano di qualcun altro. Di chi? Credi di poter venire qui a ficcare il naso? Avete attaccato Metioco. Ho trovato i serpenti, la lettera del vostro amico e un cadavere. Ed era tutto qui. Ah, povero Atti. Conoscevamo i rischi. Non si ottiene nulla senza versare un po' di sangue. Perché uccidere Metioco con i serpenti? Siamo prigionieri nella nostra città per via di Pericle e dei suoi amici corrotti. Il mercante di serpenti ha detto che era ora di inviare un messaggio. Dovevano soffrire. Non potete farvi giustizia da soli. Ora sarò io a decidere cosa fare di voi. Cleone ha detto che dobbiamo riprenderci la città dai potenti, che è ora di combattere.
Non importa cosa ci farà, gli altri seguiranno il nostro esempio. So che qualcuno vi ha dato i serpenti e vi ha usato per fare il lavoro sporco. Voglio sapere chi. È un vero eroe di Atene. Una pedina di Pericle non potrà fermarlo. Non siate le pedine di qualcun altro. Ditemi dov'è il mercante di serpenti. Va bene, va bene. Ha un accampamento appena al di fuori delle mura. Vende i suoi serpenti lì. Non è troppo tardi per fare la differenza, ma dovremo lavorare insieme. Forse hai ragione. Non dovevi per forza mostrarci pietà. Ma da dove iniziamo? Da qui. Il distretto è casa vostra. Ignorate i politici e concentratevi su quello che potete cambiare. Grazie, ci proveremo. Libererò Atene da quel venditore di serpenti. Sentirai il morso del serpente! Ti uccido, Mistios! Non puoi fermarmi! La sua morte darà pace agli amici di Pericle. Direi che la situazione è migliorata dall'ultima volta. Per ora il pericolo è passato, ma finché quei mostri saranno a piede libero, nessuno sarà al sicuro. Sono stati dei pescatori a legarti. Prendevano ordini da un mercante di serpenti che lavora per i nemici di Atene. Che ne hai fatto di loro? Ho fatto in modo che comprendessero i loro errori e li ho allontanati. Non ti daranno più fastidio. Sono lieto che non sia stato versato del sangue, ma come sai che non torneranno? Ho messo in chiaro che qualsiasi mossa stupida mi farebbe molto arrabbiare. Beh, deve essere stata un'esperienza terrificante per loro. Grazie per l'aiuto, Mistios. Di sicuro lo riferirò a Pericle. Alt! Non puoi proseguire oltre. Non si vedono spesso guardie fuori dai laboratori degli artisti. Eseguo solo ordini. E finché non ne ricevo di nuovi, nessuno entra o esce. Fatti da parte, è importante. Anche il mio lavoro lo è. Parlerai con Fidia dopo il processo, se gli verrà risparmiata la vita. Ascolta, lavoro per Pericle. Vuole che incontri Fidia. Beh, io lavoro per il popolo di Atene, che vuole Fidia morto. Ora vattene, o uccido anche te. Tutti hanno un prezzo. A quante dracme ammonta il tuo? Dipende da quante ne hai. Ecco, tieni. Direi che mi basta. Dillo a qualcuno e hai finito di vivere. Buffo, stavo per dire la stessa cosa a te. Mi dispiace. Come hai fatto a oltrepassare la guardia? Nessuno può farlo. Rilassati, mi manda Pericle. Ah, sia lodata Atena. Sapevo che mi avrebbe aiutato. Temevo che avessero mandato qualcuno a cercarmi. Di chi hai paura? Le ombre nella notte. Non dormo più sonni tranquilli. Vogliono uccidermi. Ucciderci! Nessuno è più al sicuro ad Atene. La setta di Cosmos. Li conosci? Certo che conosco la setta. Guarda qua. Queste sono istruzioni... per uccidermi. Ma sono state strappate. Allora, Pericle non ti allontana da Atene solo per salvarti dal processo. Vuole salvarti la vita. Non so di chi fidarmi. Sono solo un artista. Volevo solo creare. Ti prego, cosa devo fare? Innanzitutto datti un contegno.
Sei sotto processo, il popolo è contro di te e ora scopro che la setta vuole ucciderti. Ah. Ti ho detto di darti un contegno. Sì, certo. Cleone dice che sprechi le dracme del popolo. Se potesse, gli darebbe la tua testa. Cleone ha parlato di me. Pericle sarà addolorato. Prima blasfemia, ora furto. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per questa città. Tu e Pericle sembrate amici. È l'amore per Atene che ci accomuna. Le differenze tra noi ci hanno portato alla grandezza. Questa è vera amicizia. Bene, dobbiamo andare. Hai idea di dove possa scortarti? A sud di Atene c'è un'isola di nome Serifo. Lì abita il mio amico Teras. Quando ho scoperto il complotto contro di me, l'ho avvertito. Se c'è qualcuno che può aiutarci, è lui. Bene, se hai indizi sull'identità dei membri della setta, li voglio. Sì, sì, qualsiasi cosa. Guardie. Le distraggo io mentre tu scappi. Vediamoci stanotte per salpare verso Serifo. Non mostrare il tuo volto finché non mi vedrai ai moli. Sì, capisco. Non avrai pensato di poter andare e venire come ti pare, vero? Dove sei? Bene, ce l'hai fatta. Cominciavo a preoccuparmi. Te l'ho detto che ti avrei portato via da Atene. Non mentivi. Il tuo amico è affidabile? Io e Teras siamo amici da molto tempo. Gli ho inviato un messaggio con scritto dove incontrarci. Perdere tempo causerà solo guai. Andiamo a Serifo finché possiamo. Vederti, comandante. Non avrei mai pensato di andarmene da Atene. Anch'io ho dovuto lasciare casa mia. Erodoto, che isola è quella davanti a noi? Quella, amica mia, è la famosa isola di Salamina. Il luogo in cui Atene sconfisse i persiani. È in questa baia che il grande stratega ateniese Temistocle distrusse la flotta persiana e salvò il mondo greco dall'annientamento. Ci prenderanno in pieno! In velocità! È una bella nave. Non sei costretto a farlo. Cosa? A parlare per forza. Non è quello che cercavo di fare. È solo che non sono abituato ad andare per mare. Da un senso di libertà. Sì, libertà. Sembra la parola giusta, anche se comincio a sentirmi poco bene. Porgiti dalla fiancata se devi, altrimenti sarai tu a pulire. Il tuo stomaco è sotto sopra quanto il mio! Ti ci abituerai. Presto saremo a Serifo. Muoversi! Pronti per l'attracco! È bello vederti sano e salvo, Fidia. Lieto di vederti, Teras. E come puoi notare, non sono solo. Ah, sì, l'eroina gentile e premurosa di cui parlavi nella lettera. Se non ci guadagnassi qualcosa, sarebbe già morto. Per ricompensarti, ecco delle informazioni su un uomo di nome Brisone che complottava per uccidere Fidia. Spero che ti siano utili. Lo sono. Porta i miei ringraziamenti a Pericle. E fai attenzione. Sono ancora convinto che molti siano in pericolo ad Atene. Grazie ancora.
Non dimenticare di passare a trovarmi in circostanze più piacevoli. Giuro sulla mia stessa vita e sulle vite che prenderò. Non deluderò mai più Cosmos. Porta i miei saluti ad Ade. Devi essere quella che ha mandato Pericle. Sì. Mi ha parlato del voto per l'ostracismo, ma non mi ha detto cosa devo fare. Ovviamente. Per quello ci sono io. Se qualcuno viene esiliato, può tornare? Se lo fa, viene punito. Che fa una persona per essere ostracizzata? Deve essere percepita come una minaccia per la città o per il popolo. A quel punto si vota. Qualcuno è stato ostracizzato solo perché è meno amato rispetto alla persona che ostacolava. Qual è il mio ruolo? La votazione è già avvenuta. Non resta molto tempo prima del conteggio. Prendi gli ostraca in questa borsa e scambiali con quelli sorvegliati. Vuoi che manipoli l'ostracismo? È Pericle a volerlo. È di certo alle sue ragioni. Portami la borsa che troverai nella stanza. Mi occuperò del resto. Nessuno mi vedrà entrare o uscire. Resta qui. Così dovrebbe andare. Devo informare il contatto di Pericle. Ma quanto pare? Sì, sarebbe bello. Tutti hanno bisogno di riposare. Fatto. Sei veloce. E che cosa ne farai? Li butterò in un pozzo. Ah, pare che sia arrivato l'ufficiale. I voti sono stati contati. A gran maggioranza, il popolo ha deciso che Anassagora verrà ostracizzato da Atene! Non lasciarti andare facilmente nelle amicizie. Ma quando lo fai, coltivale. Sarà dura per me ora che Anassagora lascerà Atene. Eravamo piuttosto intimi, anche se lui era più vicino a Pericle. Strano che non fosse qui a difenderlo oggi. Normalmente Pericle difenderebbe qualcuno? Un caro amico? Certo. Comunque, Anassagora sembra contento dell'esito. Questa giornata ha portato più domande che risposte. Hai detto che eravate intimi? È stato come un mentore per me. Ho avuto molti dei miei pensieri migliori conversando con lui. Chi sei tu? Chiedi a chiunque e ti risponderanno Socrate. Ma un nome non significa nulla. Sono le nostre azioni a determinare chi siamo. E ogni azione ha un prezzo e delle conseguenze. Detto questo, tu chi saresti? Il mio nome è Cassandra. Eppure non sento di conoscerti. Forse posso capire chi sei in un altro modo. Vuoi conoscermi? Converrai con me che la conoscenza è l'unico bene a questo mondo. Non mi pagano in conoscenza. Ah, allora è il desiderio di ricchezza che ti spinge. Le persone hanno bisogno solo di dracme. Molti ne vogliono più di quante ne servano realmente. E altri rischiano tutto quello che hanno solo per sopravvivere. Sei chiaramente una persona che fa qualsiasi cosa reputi necessaria, per dracme forse, o per raggiungere uno scopo personale. Questo descrive molte persone. Sono curioso di sapere perché tu l'abbia fatto. Non potrebbe essere altrimenti, visto che è a causa tua se il mio amico è costretto a lasciare la sua casa. Ho fatto quello che mi è stato chiesto.
E le tue necessità sono più importanti di quelle dell'uomo che hai contribuito a ostracizzare? Eppure sollevi una questione interessante. Chi è più responsabile? Anassagora per essere coinvolto o tu per aver deciso il suo destino? E va bene, io sono più responsabile, ma l'ho fatto perché mi importa di una cosa. Di me stessa. Allora spero che ripenserai a oggi, ad Anassagora, alle scelte. Socrate, eccoti. Eccomi. Sei in ritardo. Ti aspettano tutti. Volevo assistere al destino di Anassagora. E l'ho fatto. Di loro che sto arrivando. Beh, sembra che la nostra conversazione sia giunta al termine, ma spero che non sia l'ultima. Chi può dirlo? È tutto quello che voleva Pericle. Devo tornare da lui e scoprire cosa sanno di mia madre questi ateniesi. Cassandra, sei tu! Febe! Hai detto che non saresti tornata a Cefalonia, così ho deciso di andarmene. Ho detto che non sarei tornata. Ma devi promettermi che ci rivedremo. Saranno le Moire a deciderlo, ma io lo vorrei. Le Moire sanno che siamo amiche, Cassandra. Hai detto che non saresti tornata a Cefalonia, così ho deciso di andarmene. Ho detto che non sarei tornata, ma non ricordo di averti detto di andartene. Beh, ora sono qui. Come hai fatto ad arrivare qui, Febe? Beh, ho fatto un po' di dracme lavorando per Marco. Hai pagato qualcuno perché ti portasse ad Atene? Non proprio. Febe? Le dracme mi servivano una volta arrivata. Non potevo usarle per andarmene e non volevo più aspettare. Così sono salita di nascosto su una nave, ma non mi ha visto nessuno. Incredibile, ce l'hai fatta. Non ricordo molto della mia infanzia ad Atene, ma a volte vedo qualcosa di familiare. È bello. Non riesco a credere che tu sia qui. Nemmeno io. È incredibile, siamo ad Atene. È così diversa da Cefalonia. Ma che cosa sei venuta a fare? Sono qui per aiutare a prepararti. Devo farti lasciare le armi e farti indossare questi abiti. Quindi, in qualche modo, stai lavorando per Pericle? No, per Aspasia. E com'è lavorare per Aspasia? Beh, quando sono arrivata ad Atene mi sono cacciata nei guai. Potrei essere stata a capo di un gruppo di orfanelli che ha cercato di imbrogliare Aspasia. Non sapevamo che fosse lei. E poi l'hai convinta ad assumerti? No, me l'ha chiesto lei. Ma che fortuna. Non sto capendo perché dovrei cambiarmi i vestiti. Qui si fa così. Anch'io mi sentivo strana all'inizio, ma ti ci abitui in fretta. E le mie armi? Non preoccuparti, ci penso io. Non vorrai spaventare la gente. Beh, sono pronta a entrare. Non puoi. Non con quegli abiti. Agli ateniesi piace se sei come loro. Ma non preoccuparti, ho gli abiti che fanno per te. Mi cambio d'abito? Prometti di tenere d'occhio le mie cose? Sì. Lascia le armi nell'angolo e te le ridò quando hai finito. Questi abiti sono scomodi. Ora sei uguale agli altri. Lo dici come se fosse una cosa bella. Lo è. È così che devi sembrare per farti prendere sul serio. Fidati. Va bene così? Sei pronta per entrare. Niente paura, hai affrontato cose peggiori di questa. Non me ne vengono in mente molte in questo momento. Sicura che non posso portare nemmeno un'arma? Niente armi. Ora entra, sbrigati. E non andartene senza salutare. Ah? Caire, Cassandra.
La possente mercenaria e viaggiatrice ha finalmente fatto il suo ingresso. È solo leggermente in ritardo. Erodoto! Gli ateniesi non hanno problemi a dirmi quando non sono la benvenuta. È un sollievo vedere il tuo volto amichevole. Stasera non lasciarti intimidire dalla compagnia. Non lo farò. Pericle non è un re. Ha bisogno di farsi amare dai suoi ospiti, così come dal popolo. E a sua volta la gente ha bisogno di lui. Tu non sei diversa da loro. Credi davvero che queste persone mi aiuteranno? Lo faranno se si fideranno di te. Vedo che hai saggiamente indossato gli abiti giusti per l'occasione. Mostrarsi degni di fiducia è la cosa più importante, dopo tutto. Ora, lascia che ti presenti a tutti. Non sembrerà, ma queste persone hanno la chiave per il futuro che custodiscono sulla punta delle loro presuntuose lingue. Ah, Sofocle ed Euripide, per esempio. Due dei drammaturghi più celebrati. Nessuno lancia frecciate come loro. Pare che siano, come al solito, impegnati in qualche sorta di sfida intellettuale. Quello è uno scrittore di commedie, nient'altro! Commedie, Euripide! Ho sentito parlare di Sofocle. Nel mio lavoro conviene conoscere gli uomini più ricchi e famosi. Anche Ermippo ha scritto la sua buona dose di commedie. Dovresti bere di più. Ultimamente è più noto per l'atteggiamento che per il suo lavoro. In ogni caso, l'uomo vicino a lui, Protagora, è un filosofo degno di nota quanto il grande Socrate in persona. Invitare Socrate sembra un ottimo modo per rovinare la festa a tutti. Mi sorprende che l'abbiano lasciato entrare. No, non lasciarti irritare da Socrate. Almeno per quest'occasione si è messo le scarpe. Il poveretto che gesticola come una scimmia è Trasimaco. E se lo ascolti bene, noterai che lui e Socrate parlano praticamente delle stesse cose. Ma il vento del suo gesticolare lo rende sordo a ogni critica. Non è per niente ciò che intendo. Dov'è Pericle? Oh, non partecipa mai alle sue feste, il che mi ricorda che ho bisogno del suo aiuto per una questione. Dannato Socrate! Compari sempre quando meno me lo aspetto. Mistios, proteggimi dal suo sguardo amoroso. Oh, Alcibiade, non è il momento della gelosia, ma dell'amore. Non seguire l'esempio di Alcibiade. Comportati bene e non bere troppo. Allora, dimmi, che pensa una persona come te di una festa come questa? Sarà una lunga serata. Le feste dovrebbero essere fatte per vomitare sangue, non delle poesie. Questa gente è così pulita. Se questi ospiti non soddisfano i tuoi gusti peculiari, concentrati sul motivo principale per cui sei qui. Grazie, Erodoto. Ora, se vuoi scusarmi, Pericle è qui da qualche parte e devo prepararlo. Sei da solo, gli dirò ciò che ha detto tuo fratello. D'accordo, Pericle deve sapere. Sarò qui a cercare indizi. Spero che sappiano qualcosa di tua madre. Anch'io. E così Cassandra iniziò la sua ricerca di indizi per trovare la madre Mirine. Innanzitutto parlò con Sofocle, che nonostante all'epoca avesse qualcosa come 65 anni, si era nascosto in cucina perché arrabbiato con Euripide, che aveva fatto molta amicizia con il giovane Aristofane.
Ok, e quindi come succede in tutti i film e nelle feste per il college, dobbiamo far ubriacare Euripide e Aristofane per far sì poi che Sofocle possa sgattaiolare via dalla cucina senza essere visto. Va bene, sta di fatto comunque che Cassandra fa molta amicizia con Euripide e Aristofane, tant'è che poi dopo questa conversazione faranno anche una gara di canto che io non vi mostrerò perché è un'inutile perdita di tempo, ma comunque qualche indizio lo ottiene. Tu mi piaci. Chi ti porta qui? Mi sono portata da sola. Sono sulle tracce di una donna che lasciò Sparta molto tempo fa. Perse Lasciò Sparta? Perché? due bambini. Non aveva scelta. Fuggì per guarire il suo cuore spezzato. Euripide, scrivi un'opera su di lei. Ho sentito di madri spartane che si recavano a un santuario di Asclepio in Argolide. Conosco quella terra, è la mia casa. Dopo quello che ha passato, non credo che si fidasse dei sacerdoti. Allora cerca il mio amico Ippocrate, è un medico, il migliore dei migliori. Lavora ancora in Argolide. Se è andato da lui in cerca d'aiuto, senza dubbio l'ha ricevuto. Io adoro sbronzarmi e cantare. Torna se vorrai cantare insieme a me. Ci penserò. Ippocrate ad Argo. Arrivo. Come sta Euripide? Sbronzo, spero. Puoi smetterla di nasconderti. Euripide non ti noterà. Non noterà più un bel niente. Nascondermi? La guerra è arrivata ad Atene. Si prenderanno prima le nostre case, poi le nostre teste. Voglio conservare la mia dignità. Ciò che ne resta, almeno. Se vedi Pericle, digli che lo ringrazio per un'altra magnifica serata. Urla di dolore. Aprite questa porta o la sfondo! Non fare caso a lei. Le piace guardare. Guarda un po'. Ma che autorità, che determinazione. Capisco perché Pericle sia interessato a te. Per caso sei qui per unirti a noi? Qualcuno gridava di dolore. A volte è arduo distinguere le grida di dolore da quelle di piacere. Se avessi saputo del tuo arrivo, avrei lasciato l'ingresso aperto. L'avrei spalancato. Sono al simposio solo per trovare una persona. Allora forse possiamo aiutarci a vicenda, no? Tu ci porti un po' d'olio e io ti aiuto a trovare chi cerchi. Forse è lì dentro. Lei non è qui. Credo che darò lo stesso un'occhiata. Porto dei doni. Siamo salvi! Oggi queste donne hanno pianto i loro figli e questi uomini hanno combattuto. Ma stanotte dimentichiamo tutto. Divertiamoci un po'! Che ne dici? Vuoi unirti a noi? Ora tocca a te aiutarmi, Alci. Sta cercando una persona. Subito al dunque, fino alla fine. Mi piace. Concentrati. Cerco una donna che ha lasciato Sparta molto tempo fa. Lasciato Sparta? Nessuno lascia Sparta, ma supponiamo che sia così. Se fosse stupida, morirebbe. Se fosse furba, farebbe quello che ha fatto Aspasia. Conquisterebbe la sua indipendenza. Le donne più furbe e piene di risorse che io abbia conosciuto venivano dalla Corinzia.
L'etere. Sapevo che rivestivano un ruolo importante qui a Corinto, ma credevo che il loro valore fosse lo stesso in ogni città. No, no. Sono diverse da ogni altra donna che incontrerai. Sono forti e le uniche a Corinto dotate di intelletto. Alci! Torna qui! La festa continua! Quando sarai a Corinto, cerca Antusa. Nessuno entra o esce dalla città senza che lei lo sappia. Al nostro prossimo incontro, combattente. Antusa a Corinto. Non è molto, ma è qualcosa. Naturalmente io uso i termini guerra, dio o civiltà nel contesto dell'osservabile. Ma vedere dei soldati combattere mi permette di comprendere meglio la guerra? Cittadina, non ti ho mai vista. Forse puoi aiutarmi a evitare una conversazione assurda con quest'uomo? Certo, parliamo. Di cosa? Prima che Protagora cambiasse argomento, parlavamo della prossima grande guida di Atene. Che leone! Cambierò ancora argomento. Sto cercando una persona, una donna spartana. Spartana? Spero che sia morta e sepolta. È più di quanto meritino quei bastardi. Mi chiedevo, se trovassi questa donna, anche se la vedessi con i tuoi occhi, crederesti senza alcun dubbio alla sua esistenza? È un discorso inutile, lasciamo perdere. Se non vuoi discuterne, allora cosa farai? Se sei un alleato di Cleone, perché Pericle ti ha invitato? Non sei di Atene. Qui teniamo i nemici più vicini degli amici. È stato inutile. Caire. Ah, ecco che arriva chi antepone le dracme al nobile sentiero che porta alla conoscenza. Come ti ho già detto, la conoscenza non si mangia. Ma anche la mente deve essere nutrita. Intendi davvero usare questa giovane distrazione per evitare di rispondere? Avete discusso di un argomento per tutta la sera e nessuno dei due ha ancora un occhio nero. Avete la mia attenzione. Abbiamo discusso della natura dei governanti. Quale miglior luogo per farlo se non questo? Ti farò la stessa domanda che ho fatto a Trasimaco. Concordi che governare sia un'arte? È un'arte, come ogni altra attività dignitosa. È fuori discussione. Eppure, la medicina è per il benessere del paziente, non del medico. La carpenteria migliora l'edificio, non il costruttore. Allora, l'arte del governare non dovrebbe fare il bene dei governati anziché del governante? Non dire assurdità! Ho viaggiato abbastanza per sapere che non esistono governanti giusti. Persino Pericle serve se stesso. Un generale spartano che dà ordini alle sue truppe e quindi che salva la sua vita serve se stesso? Non credo che sia così. Governare una città e combattere sono due cose diverse. Praticando l'arte della guerra, il generale non garantisce forse a parte dei suoi soldati un traghetto per l'Ade quando una rapida ritirata salverebbe la vita a tutti? Hai appena detto che un generale non serve se stesso quando dà ordini alle sue truppe. Poi hai detto che lo fa perché ritirandosi salverebbe la vita di tutti i suoi uomini. Cosa stai cercando di dire? Non cerco mai di dire niente. Ma le hai appena dette queste cose? Ho pronunciato delle parole, ma non ho detto nulla. Ho solo cercato di capire il tuo punto di vista in materia. Stai sprecando il tuo tempo. Aspasia. Grazie.
Non ho potuto fare a meno di notare il tuo talento per il dibattito. Complimenti. Socrate è un personaggio interessante. Ah, Febe. Pericle si è già ritirato sul balcone, vero? La sua capacità di divincolarsi e sparire è ineguagliabile. Posso andare da lui? E Cassandra può aiutarmi. Tutti l'ascoltano sempre quando parla. Va bene. Vai. Cassandra ti seguirà. Ora permettimi di presentarmi. Io sono Aspasia. Ho faticato molto per coprire le tue tracce in Megaride. Ho fatto ciò che dovevo e lo rifarei. Non ho intenzione di scusarmi. Facciamo ciò che dobbiamo per sopravvivere, non dobbiamo vergognarcene. È per questo che ora sei qui e che io sono qui. Dimmi, gli abiti sono della tua misura? Mi sentirei meglio con questi abiti se potessi impugnare una lama. È difficile abituarci, sì. Sembra che abbiamo l'attenzione di tutti senza avere neanche un occhio addosso. Se vuoi parlare, fallo ora e con discrezione. Cerco una donna di nome Mirine, mia madre. Credo sia in pericolo. La ricerca mi ha condotto qui. Hai qualche indizio su dove si trova? Un medico di nome Ippocrate potrebbe averla incontrata ad Argo. Lui è un brav'uomo. Se lì troverai una donna di nome Agatha, dille che Aspasia le manda i suoi saluti. Altro? Alcibiade mi ha dato il nome di una donna corinzia. Sì, certo. La mia amica Antusa è l'unica persona che conosca che ha vissuto a Corinto nel rispetto della legge. Beh, o quasi. È tutto ciò che so. Esiste un'altra opzione. In una vita precedente, quando avevo bisogno di fare qualcosa o trovare qualcuno, contattavo un'amica, una sorta di ammiraglio. Qual è il suo nome? Il suo nome è Xenia. L'ultima volta che parlai con lei fu a Ceo. Fa attenzione quando la incontrerai. La vita di mare trasforma la maggior parte delle persone in mostri. Grazie, Aspasia. Quando avrai finito, torna qui. Troveremo insieme la persona che cerchi. Ora ti prego, aiutami a convincere Pericle a ricevere i suoi ospiti. Cassandra! Non ti ho convocato. Non importa che vestiti indossi. Febe non avrebbe dovuto lasciarti entrare. Aspasia mi manda a cercarti. Vuole che tu partecipi alla festa. Dice che non intrattengo abbastanza i nostri ospiti, ma queste feste non fanno per me. Tecnicamente tu sei un ospite. Se ti unisci a me ad Erodoto dovrebbe bastarle, non credi? Non hai proprio intenzione di andare giù, eh? Quando passi le giornate di fronte a una folla, inizi a desiderare questi momenti di silenzio. Finché io non li interrompo, perlomeno. Fidia era in attesa di processo, ma hai voluto che lo scortassi lontano da Atene. Pensavo che tu, tra tutti, rispettassi la legge. Fidia è un caro amico. Non volevo rischiare che fosse dichiarato colpevole. Naturalmente esistevano altre minacce. Allora lo sapevi. So che Fidia è delirante, ma quando un giorno avrai un amico per il quale faresti di tutto, capirai. Non capisco perché tu abbia fatto ostracizzare Anassagora. Socrate dice che è tuo amico. Non rischierò la vita dei miei amici se posso fare qualcosa per impedirlo. Quindi l'hai fatto per proteggerlo. Anassagora comprendeva i miei timori. 10 anni sono tanti, ma almeno sarà al sicuro. Perché mandare Mitioco al distretto dei pescatori se è pericoloso? Non l'avrei mai messo in pericolo volontariamente. Pare che tu abbia molti amici leali. A me importa della mia gente. La tua vita è in pericolo. Sì, sì, Erodoto me l'ha detto. La setta non mi preoccupa. Ogni giorno la mia vita è minacciata da persone ben peggiori. La mia unica preoccupazione è Atene. Temo per il suo futuro.
Gli Spartani non sono il pericolo maggiore, Pericle. La setta sta arrivando e porterà la sua arma più potente. Ascoltala, Pericle. Gli Spartani sono più diretti. La setta agisce in modo ambiguo. Uno dei membri della setta è un mio parente e gli credo se mi dice che stanno venendo a prenderti. Un consiglio sensato. In ogni caso mi accerterò di avvertire i miei uomini. Mi manda Aspasia per sapere perché ci mettete tanto. Di ad Aspasia che sto arrivando. Immagino che la nostra conversazione termini qui. Grazie ancora per l'aiuto. Spero che i miei ospiti ti aiutino nella tua ricerca. Lo dirà il tempo. Mi sembri un po' stanca. Solo di conversare. Credo di non aver mai parlato così tanto. Hai visto che non ti serviva un'arma? Vai via. Ho avuto abbastanza ospitalità ateniese per una vita intera. Ci si fa l'abitudine. È bello. Ora, che farai? C'è un medico in Argolide che forse potrebbe aiutarmi. Non stai bene? Non ti è mai successo? No, no, sto bene. Devo solo parlargli. Ah, bene. Mi pareva strano. Stavolta non implori di venire con me? No. Qui sono felice e questa non è Cefalonia. Significa che tornerai. È proprio così. E poi mi piace lavorare per Aspasia. Dice che ha dei progetti per me. Ci vediamo presto, Febe. Ciao, Cassandra! Yupa! Io la chiamo il cagnolino. Chissà quanti suggerimenti ha ricevuto Ermippo da Cleone. Pios e me per i pesi. Ermippo ha passato il segno, Socrate. Pericle ha fatto di tutto per Atene. Eppure dobbiamo sorbirci la glorificazione di Cleone? Aristofane, non hai forse fatto lo stesso a Ermippo? Come osi paragonarmi a quell'uomo? Le sue opere sono fastidiose. Potrei scrivere qualcosa di simile in un pomeriggio da sbronzo. Le mie sono per un pubblico più arguto. Lo stesso pubblico che criticheresti se non lo fosse abbastanza. Sta attento, Socrate, o ti inserirò come personaggio in una delle mie opere. Anche tu, come Socrate, pensi che Ermippo possa dire quello che vuole? Sono solo parole. Ermippo deve poter dire quello che vuole. A prescindere da quello che dice? E se lo scopo della sua vita fosse calunniarti, non solo ad Atene, ma in tutta la Grecia? Dire quello che vuole non significa che sfuggirebbe alla mia lancia. Allora tutto quello che diciamo ha conseguenze, anche se ci è permesso dirlo. Un pensiero interessante, no? Se hai un problema con Ermippo, perché non provi a occupartene da solo? Vorrei, ma non sono riuscito a trovarlo. Forse tu avrai più fortuna. Non può essere così difficile trovare Ermippo. È quello che pensavo anch'io. Forse teme che io lo trovi. Quando avrai di fronte Ermippo, che cosa gli dirai? Non ne sono ancora sicuro, ma ti garantisco che sarà un grande spettacolo. Sembra quasi che tu sia invidioso di Ermippo. Ah! Io invidiare lui? È facile rendere triste la gente, ma farla ridere richiede abilità e talento. Ovunque sia Ermippo, lo troverò. Lo spero. La sua dimora sarà un buon punto di partenza. Oh. Pare che Ermippo non sia qui. Darò un'occhiata in giro.
Una maschera della setta di Cosmos. Ermippo deve farne parte. Oh no, vediamo come sta. È un sacco di denaro per uno come Ermippo. Beh, spiega la sua dimora. Non ha avuto scampo. Pare che Cleone abbia scritto dei suggerimenti per Ermippo. Ormai chiunque è uno scrittore. Che cosa c'è? Non ho trovato Ermippo, ma ho scoperto una cosa su di lui. È un membro della setta di Cosmos. Allora non mi stupisce che si sia schierato con Cleone. Suppongo che screditare Pericle e le sue convinzioni su Atene giovi sia a Ermippo che alla setta. Ermippo è decisamente un problema. Sei ancora convinto che possa dire ciò che vuole, Socrate? Non so cosa penso, né cosa so. Ah, sì, meriti un'opera tutta per te. Che capo è che si nasconde dietro le mura che lui stesso ha costruito? Vengano fuoco, tempeste e malattie, ma datemi giustizia per la mia città! Spero che nessuno ti seppellisca.